Salve a tutti e ben ritrovati. Io sono Michele Cammisa e oggi vorrei dedicare questa sessione nuovamente alla soluzione di un problema di uso comune di SolidWorks. Sulla base un po' delle richieste che mi sono state fatte in questa settimana, e vi mostrerò come ripristinare l'anteprima dei file SolidWorks. Non è un problema fondamentale, però può risultare alle volte molto, molto fastidioso. Questo problema non dipende sostanzialmente da SolidWorks ed è si riscontra facilmente comunque tentando di aprire un documento, e quindi nella visualizzazione sulla destra si nota che non è presente l'anteprima grafica, ma semplicemente l'icona rappresentativa del componente o dell'assieme. E, dicevo, non è presente solo dall'apertura dei file SolidWorks, ma anche agendo direttamente da Esplora risorse. Sostanzialmente si verifica lo stesso medesimo problema. Quindi è un problema che non dipende da SolidWorks, che offre anch'esso un'impostazione sulla visualizzazione, però è relativa semplicemente alle icone. Il problema deriva da Windows. Per risolverlo basta fare delle operazioni che sono molto semplici, ovviamente basta saperle. Sostanzialmente apriamo una finestra di Esplora risorse e, cliccando di destra su computer, accediamo alle proprietà. Dal pannello delle proprietà, in basso a sinistra, scegliamo prestazioni del sistema. Dalle prestazioni del sistema possiamo accedere alla regolazione degli effetti visivi, e qui troviamo la soluzione al nostro problema. Infatti basta spuntare la voce che indica di mostrare le anteprime anziché le icone, e a questo punto, se rientriamo in SolidWorks o piuttosto che da Esplora risorse, il sistema ci farà visualizzare il nostro documento in anteprima. Anche in questo caso, diciamo, la sessione è stata molto breve e sintetica, direttamente mirata alla risoluzione del problema. Io avrei pertanto già concluso, e come sempre, sperando di incontrarvi anche alla prossima occasione, vi saluto e a presto.